Al Palabigi di Reggio Emilia va in scena il Grande Volley. L'ospite d'onore delle Edilesse Cavriago risponde al nome di Roma Volley, società che lo scorso anno lottava per lo scudetto in Serie A1. Dopo la bruciante sconfitta in quel di Crema, l'Edilesse affronta la formazione capitolina con un sestetto titolare modificato. Nel ruolo di libero Andrea Bosi al posto dell'infortunato Prandi e al centro Burk Staller al posto di Luppi. I ragazzi di Coach Guidetti dimostrano di non avere alcun timore della corazzata romana. Il primo set procede punto a punto fino al primo timeout tecnico a vantaggio di Roma 8-6. Dopo aver sofferto in difesa, gli attacchi di Baldasseroni e Fabiani permettono ai gialloneri di portarsi in vantaggio sul 16-15. Roma riacquista lucidità e conquista un break di 2 punti, 19-17. Chiroga mette in mostra le sue doti con magistrali mani fuori e l'Edilesse si riporta ad una distanza da Roma 23-24. Ma la formazione romana è ormai lanciata e chiude il set sul 27-25. Inizio di set, fotocopie per le due formazioni che si inseguono fino a quando Roma riesce a guadagnare 4 punti break, 11-7. Coach Guidetti decide di inserire Canzanella per Chiroga e lo schiacciatore napoletano non delude le aspettative. È suo il punto dell'11-8. La ricezione giallo-nera tenta il miracolo, Baldasseroni regala un'ace ai suoi, ma gli attacchi del centro di Elia mettono in difficoltà l'Edilesse 17-13 per gli ospiti. Subendo un distacco di 5 punti, Guidetti inserisce Luppi per Cavallini e il centrale storico della società cavriaghese regala un punto ai gialloneri. Ma la formazione capitolina ha un ritmo impressionante, riesce a chiudere il set sul 25-17. Nel terzo set i cavriaghesi partono decisi a non regalare più nulla e si portano avanti di 4 lunghezze 6-2. Coach Piacentini chiama il primo timeout ospite. L'Edilesse mette in mostra tutta la sua tenacia e allunga ulteriormente 18-14. Roma reagisce con grinta, ma il reparto d'attacco cavriaghese non molla. I padroni di casa si aggiudicano il set ball 24-20. Il muro Cavallini-Fabiani ferma la rincorsa dei romani sul 25-20. La formazione romana inizia il quarto set, decisa a trovare riscossa e conquista. Subito un break di 3 punti, 6-3. Coach Guidetti inserisce Padura Diaz per Fabiani e l'Edilesse si riavvicina a Roma, fino a raggiungere la parità sul 12-12. È il regista giallo-nero Rabezzana a portare in vantaggio i gialloneri che giungono al secondo timeout tecnico sul 16-15. L'Edilesse mette in campo il suo gioco migliore, costringe il tecnico romano Piacentini al secondo timeout sul 18-15 per i cavriaghesi. Piacentini prova l'inserimento di Giretto per Toffoli, ma la cavalcata di giallo-nero è inarrestabile fino al 24-22 con il set ball guadagnato da Canzanella, che viene annullato da una veloce di Elia. Cavallini ripaga con la stessa moneta e chiude il set. Un tie-break inaspettato si apre con una diagonale sparata da Fabiani, a cui fa seguito un ace da parte di Canzanella. Roma vende cara la pelle e giunge in vantaggio di 3 punti al cambio campo, 8-5. Un Fabiani magistrale sfrutta il mani fuori e permette ai gialloneri di ricucire il distacco, ma per i romani arriva il match ball su 14-11 e la chiusura sul 15-12. Questi tabellini dell'incontro, Luppi 5, Cavallini 11, Rabezzana 3, Padura Diaz 3, Chiroga 3, Fabiani 16, Canzanella 12, Burk Staller 5, Baldasseroni 19, Bosi libero. Un grandissimo campione a Reggio Emilia, Paolo Toffoli, grandissimo campione qui in terra reggiana e noi siamo contentissimi di averti qua, anche se oggi hai portato un po' così di sfortuna alla nostra squadra perché avete vinto al tie break. Ma io ho fatto il mio dovere, oggi affrontavamo una Reggio Emilia difficile da battere, che è una squadra che gioca bene, loro qui in casa avevano battuto Latina, avevamo paura di loro, noi abbiamo fatto una partita discreta anche se abbiamo fatto secondo me diversi errori che non dovevamo commettere, soprattutto in momenti delicati. Però abbiamo portato a casa la vittoria e in questo momento è importante vincere. Dietro Cavriago, tu lo sai, c'è un altro grande giocatore che è stato con te con la maglia della nazionale. Ritrovartelo come avversario, seppur nella dirigenza, stiamo parlando di Luca Cantagalli, è stata un'emozione doppia. Ma sì, beh, Luca insomma è stato un compagno di tante guerre, tante battaglie. E abbiamo vinto tanto insieme, quindi c'è sicuramente tanto affetto e tanta stima nei suoi confronti, quindi fa sempre piacere rivederlo. E Mastrangelo lo rivedremo tra le file di Roma? Ah, questo non lo so, questi sono problemi societari, non compete ai giocatori sicuramente. Simone Baldasseroni MVP di questo match, però nulla è bastato, pur essendo il miglior giocatore per battere la capitale. Ma mi piace il fatto di essere stato MVP, però una cosa che mi è piaciuta ancora di più è il fatto che abbiamo fatto
e abbiamo giocato come squadra in una maniera bellissima, sotto 2-0 abbiamo, come si dice, tirato sui pantaloncini, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo dato tutto quello che potevamo contro questa grande Roma, che mi dispiace ancora di più perché io sono di Roma, quindi vincere sarebbe stato ancora più bello. Però abbiamo giocato bene, è stato bello, peccato per i tifosi, comunque un punto in casa contro Roma è stato ottimo. Beh, i tifosi erano con voi perché comunque vi hanno applaudito alla fine, quindi un punto davvero di diamante. Adesso c'è Bassano. Sì, un punto d'oro, adesso c'è Bassano, abbiamo fatto un tabellone diciamo iniziale un po' duro con Latina, Crema, Bassano, adesso poi Loreto, sarà un bel campionato tutto all'inizio. Adesso andremo a Bassano sperando di fare punti per la nostra salvezza e per il gioco, per continuare ad avere una continuità che comunque ci distingue perché stiamo giocando bene. Un tie break che vale come una vittoria. Sì, con una squadra forte come Roma penso che abbiamo fatto quasi il massimo. Per un po' ci ho sperato, però ci accontentiamo per stavolta. Per adesso va bene così. L'Edilesse ha convinto anche il pubblico e adesso c'è Bassano. Sarà una trasferta molto complicata, noi cerchiamo di fare il meglio. Se giochiamo così tutte le squadre faranno fatica. Speriamo di ripetere la prestazione di oggi, poi casomai di essere più fortunati. Mario Canzanella, della partita abbiamo già parlato, un punto d'oro, tu eri il personaggio misterioso, come ti senti? Ti senti misterioso? Misterioso no, sono molto estroverso sì, però il fatto è che non potevo parlare perché se parlo si capisce subito che sto di Napoli, quindi va bene. Quando riguarda la partita abbiamo dato tutto, loro sono stati più bravi, noi abbiamo calato nel finale, però un punto d'oro contro Toffoli e compagni che hanno una bella squadra.